Da queste celle frigorifere a meno 20 gradi ogni giorno fuoriescono 50 tonnellate di tonno interi. Dove siamo? Ma ad Olbia, perché qui è stata rilocalizzata la storica produzione di conserve da tonno interi. Ecco gli interi. Ciao Giovanni, li state misurando? Buongiorno, sì, stiamo facendo la verifica del peso. Quanto pesano? Questi sono pesci che pesano 40 kg. Sono penne gialle, no? Sono penne gialle, questo è tonno della specie penna gialla. Noi lavoriamo pesci superiori a 20 kg perché i 20 kg raggiungono la maturità sessuale, quindi hanno già deposto le uova per la conservazione della specie. Allora Giovanni, la lavorazione inizia dal lavaggio e poi c'è un attento controllo manuale nel taglio. Da dove si comincia? Allora, il taglio diciamo che sono le fondamenta di tutta la lavorazione, quindi è fatto con le macchine, però l'operatore deve stare molto attento come al taglio e alla separazione, perché prima viene tagliata la testa e la coda che vanno a fare farina, poi viene tagliata la parte da ventresca che segue una lavorazione particolare per il tipo di carne che ha, poi a seguire vengono tagliate e separate le varie parti muscolari, il dorso e le parti ventrali e la coda. Tutte le stesse fasce muscolari vengono unite per avere lo stesso tempo di cottura, quindi si va al forno dove c'è un vero e proprio cuoco. C'è proprio il cuoco che sì, si avvale dei sonde per il controllo della temperatura, però è lui che gestisce i tempi di cottura. Perché poi il consumatore finale deve avere le caratteristiche di consistenza e di caratteristiche organolettiche del prodotto finito. Quanto ore più o meno sta nel forno? Dalle 2 alle 4 ore. Ok, andiamo a vedere come esce dal forno. Ecco qui i tranci che escono fuori dal forno, a circa 100 gradi vengono cotti. Viene fatta una pulitura generale, Giovanni, all'inizio? Sì, qui siamo nel reparto pulitura, reparto importantissimo per il ciclo di lavorazione, fatto da donne esperte. Poi il trancio prepulito passa per una seconda fase, che è quella di cernita, rifilo e destinazione finale. Ecco, quali sono le destinazioni? Destinazione finale sono filetti, il trancio che va a filetti, cilindro, quattro filetti, poi invasettamento, olio, chiusura con la capsula e sterilizzazione. Oppure invece l'iscatolamento. Oppure l'iscatolamento, che è il trattamento classico, anche lì tonno dentro la scatola, olio, sottovuoto, chiusura, lavaggio della scatola e sterilizzazione. Quindi queste diciamo sterilizzazione, confezionamento, etichettatura ed è pronto il prodotto per essere messo in commercio, esattamente. Presidente, voi avete fatto delle scelte di qualità. La prima è l'attenzione verso la materia, ovvero il tonno, perché è un rispetto verso l'ambiente, l'ecosistema, una scelta sostenibile. Sì, la qualità nel senso più globale, la qualità in termini organolettici la può vedere. È la condizione sine qua non per il consumatore, se no non c'è rispetto per il prezzo che egli paga. Però qualità in termini più generali, in particolare la sostenibilità, è per noi una scelta globale, e cioè rispettiamo l'ecosistema attraverso una certificazione, perché quantomeno bisogna dimostrare le cose che si dice di fare, che è una certificazione internazionale che prevede che noi si debba pescare o comprare pesce da flotte certificate a loro volta, che pescano in alcuni oceani e non in tutti, quelli che la FAO dice non sovrasfruttati, con metodi di pesca e non altri, con osservatori indipendenti a bordo, e sto parlando del pinna gialla, mentre il tonnetto striato, quello piccolino, lo produciamo solo se pescato a canna. L'altra scelta ovviamente di qualità è quella delle persone che lavorano qua dentro, un'azienda totalmente made in Italy con persone che hanno grande esperienza nel settore, che lo fanno da una vita. È anche una scelta economica, e cioè se un imprenditore non capisce che deve preservarsi la materia prima con cui vive, il tonno, e noi facciamo di tutto, e anche il consumatore senza il quale non c'è impresa. E il consumatore chi è? È un lavoratore che ha i soldi per consumare. Certo. Quindi coloro i quali, mi permetto di dirlo, credono di essere più furbi nell'andare all'estero a produrre per poi venire qua a vendere con un prezzo inferiore, rischiano di non trovare nessuno con i soldi per poterlo fare. E quindi
è una scelta da imprenditore, non solo sociale. Quindi il Made in Italy non è solo una scelta etica, ma è una scelta imprenditoriale. Anche una scelta imprenditoriale.